Gentili amici telespettatori, bentrovati a questa nuova edizione del TG8. Settimana decisiva, quella appena iniziata, per discutere sull'allungamento del percorso del Frecciarossa fino a Lecce. E conto alla rovescia per il tavolo in regione, previsto per venerdì 25 settembre. Il Salento non cede e continua la sua battaglia. I dettagli nel primo servizio. L'ETR 500 Frecciarossa ieri è arrivato a Bari. Rotta verso sud, ma come disposto da Trenitalia, il Salento resta fuori. Un'esclusione che ha fatto scatenare la rabbia e la rivolta di un intero territorio e ha fatto esplodere la mobilitazione. Il supertreno veloce che taglia in due la Puglia è arrivato ieri a Bari alle 14.20, partito da Milano alle 7.50. Alle 16.20 il secondo ETR 500 ha percorso invece il tragitto inverso, fermandosi sui binari di Milano alle 22.50. Niente Lecce, che vuol dire marginalizzare anche Brindisi e la stessa Taranto. Adesso quello spazio deve essere colmato dalla mediazione istituzionale, dal patto e dal buonsenso, dal pressing politico su Trenitalia e sul suo management. Oggi potrebbe essere la giornata cruciale per fissare l'incontro multilaterale promesso dal governo. Venerdì invece tavolo in regione con Trenitalia e in quella sede il governatore regionale Michele Emiliano e la sua squadra d'assessori si aspettano di conoscere chiaramente le intenzioni dell'azienda e addirittura di avere una soluzione, come si augura l'assessore allo sviluppo economico Loredana Capone. A Roma, intanto, la questione Frecciarossa è finita sul tavolo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, non solo perché dovrà a giorni rispondere all'interrogazione parlamentare dei deputati Salvatore Capone ed Elisa Mariano, ma anche perché è stato sollecitato sul tema da Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, partecipando giorni fa al posto di Matteo Renzi all'inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. De Vincenti aveva del resto assicurato che a breve sarebbe stato convocato un tavolo con regione ed enti locali perché è giusto che il Frecciarossa arrivi fino a Lecce. Michele Elia, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, ha motivato la scelta di escludere il Salento perché antieconomica. Portare il Frecciarossa fino a Lecce costerebbe 1 milione di euro in più all'anno e la perdita complessiva per l'azienda di Stato sarebbe nell'arco di 12 mesi di 5,6 milioni di euro. Eppure, proprio tra i parlamentari, c'è chi sostiene che basterebbe poco per far arrivare il Frecciarossa fino a Lecce. Basterebbe, dice Rocco Palese, ridurre dello 0,01% le spese di rappresentanza, a partire da caffè e cene. Adesso le opzioni sul tavolo sono quattro. Prima ipotesi, Trenitalia cede al pressing accerchiante di istituzioni, politiche e territorio, rimodulando la tratta fino a Lecce. Seconda, l'azienda prevede ufficialmente, nelle sedi opportune, una forma di aiuto pubblico. Terza, l'avvio di una sperimentazione, magari trimestrale, tuttavia poco prudente nell'ottica Trenitalia. Quarta ipotesi, la partecipata statale si irrigidisce al punto da alzare il muro insormontabile, non voler sentire ragioni. Un'ipotesi, quest'ultima, che suonerebbe come una sconfitta collettiva. Innovazione e integrazione socio-sanitaria. Il territorio come luogo di cura, tema di un convegno che si è svolto alla Fiera del Levante di Bari. Il territorio considerato come luogo di cura attraverso il contributo della cooperazione sociale, chiamata a svolgere un ruolo di primo piano per il miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria. L'argomento è stato affrontato alla Fiera del Levante di Bari nel corso dell'incontro dal titolo Innovazione e integrazione socio-sanitaria, tenutosi presso il padiglione 152 della Regione Puglia e al quale ha partecipato l'assessore regionale al welfare Salvatore Negro. Le cooperative in Puglia stanno tentando di occupare uno spazio all'interno del quale recuperare, attraverso l'individuazione di percorsi innovativi, i valori autentici della cooperazione, partendo dall'analisi dei bisogni e delle campagne di ascolto. I servizi socioassistenziali di prossimità, condivisi con le aziende sanitarie locali, sono stati indicati come modelli organizzativi in grado di facilitare e offrire maggiore accessibilità ai servizi assistenziali sociosanitari.
La Puglia, sotto questo aspetto, può svolgere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale a condizione che a livello istituzionale sia in grado di realizzare una regia unica, in grado di riscrivere le regole della cooperazione e agevolare l'accesso al sistema assistenziale attraverso la realizzazione di una rete di consorsi territoriali e il potenziamento dei consorsi di assistenza primaria. Come abbiamo detto in questi giorni, come viene descritto lo stesso slogan, una lunga vita felice, e lo slogan è per dare ai pugliesi la possibilità di avere dei servizi che possano consentire un benessere sociale. L'infrastrutturazione che abbiamo in questi giorni provveduto a implementare attraverso la pubblicazione dei bandi è rivolta particolarmente alle cooperative sociali. Abbiamo riservato loro una parte del finanziamento non trascurabile, perché siamo convinti appunto che questa è la strada che ci può consentire di infrastrutturare il territorio proprio nel senso di garantire ai nostri concittadini i migliori servizi. Cambiamo argomento. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta in Puglia, accompagnata da nubifragi e grandinate. Particolarmente colpita la zona nord di Lecce e l'entroterra brindisino, dove si sono registrati i maggiori disagi. Il servizio. Piogge torrenziali e forti temporali sono abbattuti nelle ultime ore su quasi tutto il Salento. Come ampiamente annunciato dagli esperti, l'ondata di maltempo sta interessando le regioni del sud, in particolare la Puglia. Un violento nubifragio si è scatenato a Lecce e su altre aree della provincia. Si tratta di una perturbazione ribattezzata Tatiana, che sta creando disagi e danni soprattutto nella zona a nord del capoluogo, a partire da Trepuzzi, Squinzano e Surbo, dove sono registrati allagamenti di strade e scantinati. Problemi anche a Lecce con il pericolo allagamento del sottopassaggio di Viale Leopardi, ancora una volta chiuso al traffico per ragioni di sicurezza. Ma le raffiche di vento hanno causato anche la caduta di alcuni alberi lungo le strade cittadine, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Lavoro straordinario in queste ore per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce. Strade e scantinati allagati, alberi e colture devastate dalla grandine. Questo è lo scenario presente nell'entroterra brindisino. La tempesta di grandine e pioggia che si è abbattuta tra Latiano e Oria ha trasformato le strade dei due centri abitati in fiumi in piena, con lastre di ghiaccio galleggianti. Uno scenario davvero impressionante. Particolarmente critica la situazione a Fasano, strade come fiumi. E veniamo alle previsioni. Prima parte della giornata di oggi, lunedì, con cielo molto nuvoloso, piogge sparse e fenomeni temporaleschi. Ulteriore calo termico con netto rinforzo del vento di maestrale. Mari molto mossi o agitati. Migliora il tempo in serata. Per martedì, tempo bello e soleggiato, temperature un po' più fresche, e così per il resto della settimana. Apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Un vero e proprio assalto armato è stato messo a segno la notte scorsa a Lecce in via De Magistris, una traversa di via Adriatica. Intorno all'una un quarantenne uscito da casa per ripristinare la corrente elettrica è stato circondato da una banda composta da almeno 5 uomini armati con i volti travisati, che lo hanno costretto ad accompagnarli in casa dove c'era la madre per consegnare tutti i preziosi e i risparmi della famiglia. Sotto lo scacco di pistole e un fucile a canne mozze, madre e figlio, legati e imbavagliati, non hanno potuto far altro che consegnare ai malviventi circa 10.000 euro tra contante e preziosi. La corrente era stata staccata appositamente dalla banda per spingere l'uomo a uscire dalla propria abitazione. Le vittime sono state immobilizzate con fascette e nastro adesivo. Poi i banditi sono fuggiti usando l'auto dell'uomo. Si tratta di una Mégane Scenic vecchio tipo, che è stata ritrovata intorno alle 9 di questa mattina in fiamme dai carabinieri nelle campagne tra Villa Convento e Trepuzzi. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri. Agguato in mattinata sulla Vernole Strudà. Il gestore di una stazione di servizio, mentre percorreva in auto la strada verso casa, è stato affiancato da un'auto, un Alfa, e costretto a consegnare l'incasso. Minacciato con un fucile a canne mozze, l'uomo è stato costretto a fermarsi
e consegnare quanto aveva con sé, circa 10.000 euro destinati ad essere depositati in banca. Ben informati e organizzati, i rapinatori hanno arraffato il bottino e si sono dileguati. Sul caso indagano i carabinieri. Ancora cronaca, doppia maxi operazione antidroga della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce. Arrestate tre persone, sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti e armi. In particolare i finanzieri hanno sequestrato 67 kg di marijuana, 3,2 kg di cocaina, 3 Kalashnikov con 4 caricatori e numerosi proiettili. Nel molo turistico di San Foca le fiamme gialle hanno proceduto all'arresto di un 48enne leccese, mentre nelle campagne di Torrechianca le manette sono scattate ai polsi di due albanesi di 28 e 34 anni. Cambiamo argomento: disoccupazione, riforme del lavoro, rilancio degli investimenti e fiscalità di vantaggio per le imprese. Questi i temi affrontati in un convegno che si è svolto nell'Hotel Leone di Messapia e che ha analizzato tutte le problematiche connesse al tema dell'involuzione del mercato del lavoro. Il servizio. Nella provincia di Lecce ci sono oltre 180.000 disoccupati, un giovane su due è in cerca di occupazione. Sono circa 6.000 i lavoratori in cassa integrazione per i quali ad oggi non si vedono sbocchi. E non solo, alla disoccupazione intellettuale, quella di diplomati e laureati, si somma la piaga degli over 50 tagliati fuori dal mercato del lavoro. È il quadro drammatico tracciato dalla UIL di Lecce nel convegno che si è svolto nell'Hotel Leone di Messapia, che ha sviscerato tutte le problematiche connesse al tema dell'involuzione del mercato del lavoro. Riforme di dubbia utilità, vedi Job Act, indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e disoccupazione. Poi rilancio degli investimenti e fiscalità di vantaggio per le imprese, come possibili vie d'uscita dalla crisi nel Mezzogiorno. Questi temi al centro del dibattito che ha visto ospiti l'onorevole Stefano Fassina, l'assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo e il docente di diritto del lavoro dell'Università di Bari Gaetano Veneto, insieme al segretario confederale UIL Guglielmo Loi. A presiedere i lavori Salvatore Giannetto, segretario generale UIL Lecce, e Oronzo Pedio, segretario provinciale della UILCA, categoria che ha promosso il convegno. Al sud siamo ancora ben lontani dalla ripresa economica, hanno evidenziato i segretari Giannetto e Pedio, e l'occupazione rimane una priorità assoluta. È chiaro a tutti, infatti, tranne a questo governo, che con un mezzogiorno che arranca, distante dal nord e dal resto d'Europa, la crescita e lo sviluppo del paese resteranno una chimera. Critico nei confronti del governo Renzi anche il deputato Fassina. Bisogna smettere di fare propaganda sui numeri strabilianti dei nuovi occupati e prendere atto del fatto che soprattutto nel Mezzogiorno siamo in una situazione drammatica, in particolare per l'occupazione giovanile. Occorre rilanciare gli investimenti, innanzitutto nei comuni, per le piccole opere, per far lavorare le piccole imprese dell'edilizia e dell'artigianato. Invece il governo continua con la ricetta liberista di precarizzare il lavoro per favorire l'occupazione, ma senza risultati concreti. La legge di stabilità, che verrà presentata fra tre settimane, rappresenta l'occasione per una svolta. Purtroppo però, sottolinea l'onorevole Fassina, temo che il governo insista su una manovra che avrà segno elettorale e molto poca attenzione per il lavoro. L'assessore al lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, guarda al futuro con ottimismo. Gli ultimi dati dell'Osservatorio regionale sul lavoro mostrano una certa dinamicità della situazione pugliese. Lavoriamo da tempo alla riqualificazione professionale delle persone, 21.000 finora, mentre altri 17.000 disoccupati stanno per avviarsi su questo percorso. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di continuare a dare risalto alle politiche giovanili. Infine, per il segretario confederale UIL Guglielmo Loi, la soluzione per uscire dalla crisi è solo una: puntare sugli investimenti e favorire l'insediamento di imprese vere nel Mezzogiorno, intervenendo sui fattori che bloccano lo sviluppo e applicando la fiscalità di vantaggio. E parliamo adesso della statale 275. Da ben 12 anni si attende l'ampliamento dell'arteria che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Finora solo dibattiti, polemiche e una serie infinita di ricorsi. L'unica soluzione è che sia il governo a intervenire per decidere chi deve portare a termine quest'opera così importante e strategica. Il servizio.
La storia senza fine della strada statale 275 sta mettendo in mostra il peggio del nostro paese. Come può un progetto finanziato da ben 12 anni non vedere ancora l'avvio dei lavori? È la dimostrazione palese che qualcosa nel sistema non va. L'ampliamento stradale dell'arteria che collega Maglie a Santa Maria di Leuca, infatti, nel corso degli anni è stata al centro di ampi dibattiti e accese polemiche che rischiano di allungare ulteriormente i tempi di attuazione. Le lentezze burocratiche, i ricorsi e i controricorsi che si stanno trascinando da anni sul raddoppio della Maglia Leuca stanno diventando una vera e propria odissea. E se da un lato l'ANAS si costituisce in giudizio, dall'altro lo Stato è costretto a finanziare la manutenzione di questa infrastruttura che costituisce un'arteria strategica per il Salento e per la Puglia intera. Siamo al paradosso. Ora non spetta a noi dire chi ha ragione e chi ha torto in questa lunga e contorta storia. Quel che è certo è che a rimetterci sono sempre i cittadini che devono quotidianamente fare i conti con i disagi dati da una strada pericolosa e insicura e che troppo spesso causa di morte. Occorre scrivere una volta per tutte la parola fine su questa interminabile vicenda e per farlo l'unica soluzione è che sia il governo a prendere in mano le redini della situazione decidendo chi deve realizzare quest'opera. La Puglia e i cittadini salentini sono stanchi di questi continui rimpalli, di queste continue diatribe. Bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni, bisogna farlo anche in fretta, perché non possiamo più accettare di vedere un'opera importante e strategica come questa, già completamente finanziata, ferma e senza neanche una pietra poggiata. Inaugurato al Musto di Lecce, il laboratorio multimediale Dicet Living Lab, un'occasione per scoprire Lecce in 3D, dall'età messapica fino a quella moderna. Un laboratorio multimediale incastonato in uno dei contenitori più suggestivi del capoluogo salentino, dove storia e modernità si mescolano meravigliosamente. Parliamo del Dicet Living Lab, inaugurato al Musto di Lecce, il museo storico della città. Si tratta di un ambiente dedicato alla fruizione immersiva, emozionale e collaborativa dei beni culturali di Lecce dall'età messapica fino a quella moderna. Entusiasta dell'iniziativa è il sindaco Paolo Perrone. Con questo laboratorio multimediale facciamo un tuffo nella storia di Lecce. Grazie alle nuove tecnologie, dice il primo cittadino, valorizzeremo il nostro patrimonio storico e architettonico, ampliando e migliorando la nostra proposta culturale. Avremo la possibilità di ammirare in 3D l'anfiteatro, il teatro romano e altri monumenti della città. Al vernissage erano presenti anche l'assessore all'innovazione tecnologica Alessandro Delinoci, il direttore del MUST Nicola Elia, il dirigente del settore programmazione strategica e politiche comunitarie del Comune di Lecce Raffaele Parlangeli e alcuni tecnici di Engineering Spa del CNR e dell'Università del Salento che hanno lavorato al progetto. Come ha spiegato l'assessore Delinoci, l'obiettivo è quello di innescare processi di sviluppo per una città intelligente, basata sulla diffusione della conoscenza e su un modello innovativo per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio culturale. Dicet Living Lab sarà seguito da altri importanti progetti che abbiamo già pianificato con il CNR, che trovano nel binomio innovazione tecnologica patrimonio culturale il focus per un nuovo modo di concepire la fruizione dei beni culturali e la valorizzazione della città. Una città è intelligente, smart, solo se in grado di valorizzare se stessa. Interessante incontro a Giuliano di Lecce sul turismo promosso da Ascla Formazione, esperti a confronto per comprendere le opportunità del settore agrituristico. Ma diciamo che il turismo rappresenta in particolar modo poi quello offerto dalle aziende agricole un grande passaggio in avanti per l'economia del territorio, soprattutto anche pensando alle ultime vicende che interessano purtroppo gli olivi. Ma innanzitutto noi aspettiamo ovviamente quella che è l'approvazione del piano di sviluppo rurale 2014-2020, ma come detto nell'intervento organizzato in sede organizzato dall'Ascla è importante che le aziende si avvicinino agli organismi di prossimità che sono i gruppi di azione locale. Questo perché insieme ai gruppi di azione locale si possono scegliere nei prossimi mesi quelli che sono i tematismi sui quali pensare a lavorare, che sono stati chiaramente previsti all'interno del piano di sviluppo rurale. Uno di questi può essere quello del turismo sostenibile. Quindi i prossimi passaggi è sicuramente la possibilità delle aziende di interloquire con le strutture
come esempio i gruppi di azione locale, ma anche poi ovviamente con la Regione Puglia, attraverso le proprie rappresentanze associative, e senz'altro iniziare poi a parlare di reti, di progetti europei. Si fa ancora poca progettazione europea nel nostro territorio, nel Salento, quindi le imprese devono fare rete e guardare alla valorizzazione, diciamo, anche in ambito europeo. Questo credo che siano i passaggi più importanti da portare avanti. Questa sera era l'occasione innanzitutto per far conoscere agli operatori degli agriturismi, a dottori agronomi, a operatori comunque del settore del turismo rurale ed imprenditori agricoli, e far conoscere un'opportunità immediata che è un corso, un gruppo di corsi finanziati dall'ISMEA di formazione per giovani agricoltori, che ha una caratteristica particolare. Prevede una formazione in aula e poi delle visite aziendali e degli scambi tra due regioni, tra operatori agrituristici di due regioni, la Campania e la Puglia. Per cui, oltre al valore, diciamo, della formazione in sé, no, delle competenze, delle conoscenze trasferite ai giovani agricoltori, c'è anche la possibilità di mettere in rete, essendo 8 corsi in Puglia e 8 corsi in Campania, mettere insieme un gruppo sostanzioso di agriturismi pugliesi con un gruppo sostanzioso, altrettanto sostanzioso, di agriturismi campani, e creare tra loro delle relazioni, sia relazioni sul luogo che relazioni fra le due regioni. Per cui è un progetto che tiene conto di più fattori e aiuta sia i giovani che le aziende a svilupparsi in questo settore. Scadrà fra 10 giorni la possibilità di fare domanda per partecipare ai corsi, poi immediatamente dopo le selezioni, e tutto quanto dovrà concludersi entro dicembre. Oggi era, diciamo così, l'espediente era il corso, erano i corsi di formazione finanziaria dell'ISMEA, ma era uno spunto per poter poi mettere a tema anche gli strumenti di investimento che sono stati previsti dal PSR nuovo, che comunque è in fase di approvazione definitiva. Perché? Perché chi si forma dovrà svolgere ovviamente la sua attività in realtà che chiaramente hanno necessità per, appunto, sia costruire l'ex novo che per svilupparle, di finanziamenti pubblici. E nello stesso tempo oggi si è parlato anche della necessità della formazione, perché senza le persone che conducono i processi non si può ovviamente dare continuità, sostanza agli investimenti infrastrutturali. Per cui abbiamo pensato di mettere insieme questi due argomenti apparentemente distinti per dire che comunque nessun investimento, nessuna infrastruttura, se non c'è una persona formata, può essere utilizzata al meglio. È strano andare a dire che possiamo avere un turismo diverso. Il nostro è il turismo storico, è il turismo delle nostre, dei nostri avi, delle nostre ragioni, dei nostri piatti, della nostra terra e delle nostre produzioni, che abbiamo bisogno di presentare, di valorizzare, di far conoscere. Per cui lo strumento del PSR, con gli aiuti e i finanziamenti che può dare ai giovani ma anche agli imprenditori, dovrà essere il volano per migliorare le nostre grandi possibilità turistiche e agrituristiche in particolare. Io non ho e né posso affermare questo, però ho detto guai se questo dovesse avvenire sul territorio, perché i connotati di un operatore agrituristico devono rimanere sempre tali, perché questo distingue l'attività agricola e agrituristica, che sono un tutt'uno e che servono per valorizzare il mondo agricolo, l'ambiente agricolo, l'agricoltura e i suoi piatti e i suoi prodotti. L'importante, si è parlato della formazione nel settore agrituristico e nel settore del turismo rurale. È fondamentale che tutti gli operatori agrituristici siano formati adeguatamente per poter offrire dei servizi di qualità. Non si può improvvisare, diventare imprenditori agrituristici dalla sera alla mattina. Bisogna conoscere che cosa vuole il turista, bisogna conoscere che cosa offrire, bisogna conoscere soprattutto la memoria storica del territorio per raccontarlo e quindi per farlo crescere adeguatamente e in maniera sostenibile.
Noi praticamente dal 1992, da quando si è costituito, dal primo leader, il Galla ha finanziato tantissime aziende agrituristiche, tantissime strutture ricettive nei centri storici, solo nell'ultima programmazione 36, per un impegno finanziario, un contributo a fondo perduto di 1.700.000 euro per le strutture ricettive nei centri storici e di oltre 2 milioni di euro di contributo a fondo perduto per le 26 aziende agrituristiche che abbiamo finanziato soltanto nei 18 comuni del Capo di Leuca. Continua a Otranto la settima edizione di OFF, Otranto Film Fund Festival, la rassegna cinematografica organizzata dal Comune Idruntino con la Fondazione Apulia Film Commission e l'Istituto di Culture Mediterranee della provincia di Lecce, diretta da Luciano Schito. Vediamo come proseguono i lavori di questa manifestazione. Prosegue con una serata molto interessante questa rassegna di OFF, che presenta un'edizione particolare, un'edizione in cui maggiormente viene sviluppato il tema dei film prodotti grazie ai Film Fund, e questo è stato sempre il motivo che in qualche modo ha indirizzato le scelte delle opere appunto in concorso in questa nostra rassegna. Una rassegna che cade in questi giorni di fine estate, di una lunga stagione estiva che è stata veramente soddisfacente, e quindi la chiudiamo nel migliore dei modi, facendoci accompagnare da questi bellissimi film che appunto parlano di vari territori, perché appunto OFF è anche una liaison tra cinema e territorio. Parlano di tanti territori, ma ci sono anche film che parlano dei nostri territori, e credo che così come il cinema, pochi altri strumenti ci abbiano aiutati in questi anni a farci conoscere, a raccontare di noi e quindi a far cogliere tutte quelle emozioni che il nostro territorio appunto sa offrire. E se un certo appeal il territorio, le nostre città, la nostra regione sono riusciti a crearlo, credo che un buon contributo sia dovuto anche al cinema che ci ha saputo appunto portare nel mondo. Cosa dire? Il mio lavoro e quello di altri miei colleghi ha sicuramente contribuito negli anni, di pari passo con il lavoro della Film Commission, non solo a far sì che la Puglia diventasse un set ovunque, dal Gargano al Salento, ma che diventasse poi, e ce ne siamo resi conto negli anni, anche un motivo di promozione turistica. Basti vedere quello che è accaduto in posti come Polignano a Mare, con Beautiful qualche anno fa, o con la Fiction di Modugno, con quello che è accaduto a Lecce con i film di Ozpetek. E cosa dire, è stata anche per me e credo anche per i miei colleghi un motivo di orgoglio, perché vedere qui sul territorio le troupe e poi vedere che gli stessi tornano in vacanza o qualcuno compra una casa e per stabilirsi per periodi di vacanza o anche stabilmente in Puglia è una cosa che ci fa sicuramente contenti tutti, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa in più di quello che era il nostro lavoro. Sì, sono contento e onoratissimo di ricevere questo premio e quindi ringrazio gli organizzatori del festival, il Comune di Otranto, la Puglia Film Commission. Devo dire che ricevere il premio, insomma, in questo territorio che tanto amo e che mi ha consentito di ambientare tanti film nei vari anni, tra cui l'ultimo appunto Latin Lover che sarà proiettato questa sera, ma anche La vita facile di Lucio Pellegrini, Il prefetto di ferro, Il commissario Soneri, Allacciate le cinture di Ozpetek, insomma terra d'Otranto e il Salento ha dato tanto in questi anni e mi sono divertito a trovare le location giuste per le varie produzioni che si sono susseguite negli anni. Al via la seconda edizione della Caccia ai tesori di Puglia, il primo cultural game che coinvolge simultaneamente sei tra le principali città pugliesi: Foggia, Barletta, Andria, Bari, Taranto e Lecce. Nel prossimo servizio vediamo appunto com'è andata a Lecce presso il centro Mongolfiera. Questa è la seconda edizione di questo progetto che ha funzionato benissimo lo scorso anno. Quest'anno è stato integrato attraverso un'applicazione per gli smartphone, quindi è stato
reso un po' più multimediale, però sta funzionando, le scuole sono appena partiti, i premi sono sempre ricchi, ci sarà anche un'estrazione finale in più rispetto allo scorso anno che prevede la vincita di un viaggio per una squadra che non andrà a premio in uno degli 8 centri commerciali partecipanti. Prevede una vera e propria caccia tesori per i monumenti storici previsti all'interno del centro di Lecce in questo caso e dei vari centri in considerazione, un modo per far riscoprire anche alle famiglie le bellezze del proprio territorio, quindi un qualcosa di molto importante fatto dai centri commerciali. E apriamo adesso la pagina dedicata al calcio, parliamo del Lecce, Lecce che non va oltre il pareggio nel terzo turno di campionato di Lega Pro. Moscardelli si fa male dopo pochi minuti, Asta è costretto a modificare i piani. Ospiti in vantaggio su autogol di Freddi, ma i giallorossi trovano il pareggio con un gran tiro di Surraco dalla distanza. Seguiamo il servizio. Un pareggio che profumava di vittoria per tutti e 90 minuti più recupero. Moscardelli ha lasciato il campo per infortunio, i giallorossi sono affidati a Dumbia e Carrozza per la fase offensiva. Il Lecce gioca bene, ma la sfortuna accarezza la porta di Perrucchini. Freddi devia un pallone vagante in area di Mangiacasale, 0-1 ed è tutto in salita. Il gioco della casertana è coordinato sul 3-5-2 e i campani subiscono il Lecce, puntando a qualche improbabile ripartenza. La manovra degli uomini di Asta è quella giusta, ma l'assenza di una punta di peso non è cosa di poco conto. Dall'altra parte, Diachité si evidenzia per la sua incisività in fase di attacco, ma deve fare i conti con i difensori giallorossi, poco disponibili a concedere terreno. Surraco, grande protagonista al Via del Mare, in più riprese mette in difficoltà i campani, che intanto incassano due cartellini gialli per aver ostacolato fallosamente il numero 10 del Lecce. Poi lo stesso Surraco lancia un missile da distanza considerevole e mette a segno il pareggio. Ottimo risultato per i giallorossi, che però azzoppati in avanti e con un Dumbia troppo morbido non riescono mai a sfondare per la vittoria. Sul finale è Lepore, con un inserimento interessante nell'area piccola ed una conclusione interessante a far tremare la casertana. Secondo tempo tuttavia in sordina sul piano delle emozioni. Giusta la mentalità, meno la fortuna. Il Lecce pareggia, conquista il primo punto nella Tana dei Lupi e prepara il terreno ad un campionato convincente. Prossimo turno, Martina Franca, Lecce. Ai nostri microfoni un'intervista esclusiva al presidente Vincenzo Barba, che ci parla di calcio e non solo. Presidente, queste voci sono confermate rispetto ad un suo impegno diretto nella sponsorizzazione dell'Unione Sportiva Lecce? Ma certamente, io ho promesso a tutti, diciamo, i tifosi leccesi e salentini, io ho promesso una piccola sponsorizzazione per quest'anno che ci vede, diciamo, che vi vede protagonisti. Ma ecco, io posso, non parlo ovviamente, non parlo di cifre, però certamente possiamo un contributo di 400-500 mila euro può essere fatto per questa squadra. E cosa dire, ho profonda stima nei confronti ovviamente di l'amico Sticchi, anche devo dire di un'associazione, questa società. E comunque un piccolo contributo è qualcosa di entusiasmante nei confronti della società. Cambiando discorso, sul piano politico possiamo confermare che si candiderà a sindaco di Gallipoli? Ma penso, io ormai è una cosa vecchia, una cosa passata, e vedremo insomma da farsi, ma cosa posso dire? Cercheremo di dare una mano alla città di Gallipoli, vediamo magari mancando e scendendo in campo con i miei amici, i miei compagni di politica, i politicanti, ecco, forse qualche cosa si farà.
E ovviamente quella che avete ascoltato era la voce dell'imitatore salentino Francesco Grasso, guastatore di Canale 8, che ormai imperversa sul web con le sue fedelissime riproduzioni di personaggi noti. E questo era l'ultimo servizio del nostro TG. Io vi rimando alle prossime edizioni. Grazie per la gentile attenzione. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.